Oggi pasta day, una volta si ricordavano i santi, adesso si ricorda la pasta, tutto il mondo va alla rovescio. E io voglio essere nella pasta day. Salsiccia e zucca, easy, buonissimo però. Casseruola con olio, aglio e lasciamo un po' sfrigolare. E intanto mettiamo sull'acqua a bollire. È un attimo, eh. Sfrigola, zucca, dadini piccolini, che così si cuoce prima. Zack! Dopo 10 minuti, peperoncino, anche all'inizio, me l'avevo dimenticato. E mettiamo la salsiccia a pezzettini. E accendiamo l'acqua per cuocere la pasta. Intanto, senti così. Schianta la faccia. La differenza pazza lo fa il rosmarino di Giannutri che ci ha portato la nostra cugina Iaia. Sentite? È un'altra categoria. E lasciamo cuocere la salsiccia a imporchirsi insieme alla zucca. Scolati a 2 minuti prima della fine del tempo di cottura, aggiungiamo un po' di acqua e lo facciamo andare. Boom! Viene la porcata, quella cremosa porca, con grazie all'amido, grazie all'amido. Ma senti il profumo. Schianta la faccia. La zucca è diventata una crema porca, ma se non vi basta, grattugiateci un po' di ricotta salata. E con questo piatto abbiamo santificato il pasta day. Alla prossima ricetta.